Il professor Francesco Ferrini, ordinario di arboricoltura all'Università di Firenze, è stato confermato presidente del distretto vivaistico ornamentale di Pistoia, il maggiore polo produttivo europeo di piante ornamentali, un distretto che si estende in cinque comuni del territorio provinciale pistoiese: Agliana, Montale, Pistoia, Quarrata e Serravalle Pistoiese. Tre sono i progetti principali a cui ha lavorato il distretto vivaistico di Pistoia in collaborazione con l'Associazione Vivaisti Italiani, soggetto referente del distretto, durante il primo mandato di Ferrini. Il più importante, che dovrebbe vedere la luce presso GEA entro la fine del 2025, è il laboratorio di autocontrollo fitosanitario che mira a migliorare la qualità e la sicurezza della produzione vivaistica, ha sottolineato il professor Ferrini, attraverso un sistema di autocontrollo basato su analisi di laboratorio. Il secondo riguarda l'accordo per una filiera corta di riciclo dei vasi di plastica nei vivai del distretto, di cui proprio di recente è stato annunciato dall'Associazione Vivaisti Italiana e Revet l'avvio a partire dal prossimo settembre. Infine, il più impegnativo dal punto di vista degli investimenti e delle infrastrutture, e quindi ancora in fase iniziale, è il progetto di un acquedotto verde che consenta il recupero di una quota delle acque reflue del depuratore di San Colombano per scopi irrigui.